Oggi centesimo appuntamento con il Post in Fabbrica, la finestra aperta sulle imprese italiane, spazio in sinergia fra RTL 102.5 e Confindustria. Oggi doppio spazio, più tardi ci raggiungerà il vicepresidente di Confindustria Gianni Brugnoli, che tra l'altro, lo possiamo anticipare e annunciare, è stato confermato anche per il mandato del neopresidente Carlo Bonomi, ma subito il nostro classico appuntamento con un'azienda che anche in piena emergenza coronavirus ha un importante programma di assunzioni. Parliamo di Reinaldi. Reinaldi è specializzata nella produzione conto terzi di cosmetici per il viso, è un'azienda che è stata fondata come bottega a Torino nel 1980, pensate, da Maria Grazia Reinaldi, prima laureata italiana in cosmetica. E questa è un'azienda che ha vari primati, non soltanto quello che avete appena sentito, e difatti nel mondo della cosmetica la prima azienda benefit del nostro paese, vale a dire una società che oltre all'obiettivo ovvio di generare profitti per i propri azionisti, è anche quello di avere un impatto positivo sulla società. Cercano almeno una decina di dipendenti nuovi subito. Con noi l'amministratore delegato Marco Piccolo, benvenuto dottor Piccolo. Buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato. Buongiorno dottor Piccolo, grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Allora, una grande azienda, un'azienda nata ovviamente da una dimensione romantica, da una piccola bottega a Torino nel 1980, come ricordava Giuliani, e una bottega che ha una sua dimensione umana. Questa umanità come l'avete vissuta in questo periodo? Come vi siete organizzati? Allora, in realtà non soltanto in questo periodo, siamo partiti da zero nel 2000, c'era una persona sola su 60 metri quadri, per cui l'azienda è cresciuta piano piano. L'anno scorso eravamo ancora 18 persone, oggi siamo 45, quindi c'è una dimensione familiare in cui lavora mia madre, ricerca e sviluppo, mio fratello in produzione, io nella parte di marketing, e poi tantissime persone straordinarie che pian piano ci hanno aiutato a fare business. Allora, quando uno cerca di vivere in maniera normale e familiare, non solo la vita in famiglia ma anche a lavoro, nascono degli atteggiamenti, delle relazioni che sono umane. Per cui, non lo so, gli erogatori del caffè, delle macchinette sono gratis, se uno che lavora non può doversi anche pagare il caffè. Cerchiamo di uscire tutti i giorni alle 5 perché voglio che le mamme vadano a prendere i figli a scuola, uno possa andarsi a leggere un libro, andare a correre. Lo stipendio medio dei dipendenti è del 37% superiore alla media di settore. Festeggiamo una volta al mese i compleanni di tutti per ricordarci che siamo uomini. Allora, in una relazione umana in cui le persone sono persone, non soltanto oggetti operai o dipendenti, c'è una relazione di sinergia in cui le persone, non solo attraiamo persone in gamba straordinarie, ma anche nei momenti di difficoltà si rendono tutti più disponibili. Noi abbiamo fatto neanche il lockdown, neanche un giorno, perché siamo azienda strategica, ci siamo messi a produrre gel igienizzante per aiutare gli ospedali e la comunità, però non una persona è stata a casa. C'erano persone con i genitori insieme a casa, delle persone con i figli che erano timorose, erano preoccupate, ma nessuno è stato a casa perché si sentiva responsabile dell'azienda. La starei onestamente ad ascoltare, la staremo ad ascoltare su questo racconto di come gestite questa azienda molto volentieri, ed è bello comprendere, capire appunto il lato benefit, come dicevamo poco fa, della Reinaldi. Però entriamo un po' nello specifico, visto che ci abbiamo i minuti diciamo radiofonici, entriamo nello specifico delle persone che state cercando in questo momento. Appunto, l'azienda ha continuato a lavorare, anzi nessuno è stato a casa, tutti sono lì, e c'è bisogno di altra forza, evidentemente c'è bisogno di altre persone. Ci aiuta Marco Piccolo? Sì, diciamo che dal 2008 a oggi siamo cresciuti del 25% all'anno, l'anno scorso siamo cresciuti del 46%, e investiamo in ricerca e sviluppo il 13%, per cui cresciamo sui mercati nazionali e internazionali. Noi cerchiamo almeno 10 persone in produzione, che vuol dire linee di confezionamento cosmetico, quindi mettere i prodotti sulle linee e produrre, poi uno o due giovani che sono periti meccanici, quindi settare nuove linee di confezionamento automatizzate, perché ogni giorno vanno settate le linee, una persona nel reparto di ricerca e sviluppo formulativo, quindi laureato in tecnologie erboristiche e cosmetiche, un product manager per la parte commerciale,
che deve assolutamente minimo sapere l'inglese, ecco, anche in ricerca e sviluppo, quello che voglio dire ai ragazzi, bisogna sapere inglese. Non assumo nessuno che non sappia parlare inglese, perché in azienda con i clienti esteri l'inglese deve essere normale, ecco. Poi cerco una commessa, perché abbiamo due negozi in Torino piccolini, e la commessa deve sapere anche l'inglese e potenzialmente anche il cinese, e poi anche una persona per il reparto di produzione dove produciamo i balchi semilavorati, e quindi ci vuole ancora una persona in produzione. È fantastico il ventaglio di opportunità che Marco Piccolo sta offrendo per Reinaldi, quindi www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica per trovare il form in cui inserire il vostro curriculum. Candidatevi per Reinaldi. Avete sentito da Marco Piccolo parole anche severe: non assumo chi non conosce l'inglese. Patti chiari, amicizia lunga, ma io credo che l'amministratore delegato di Reinaldi abbia veramente descritto un pezzo del nostro futuro. Guardate, questo non è il libro cuore, quello che lui ha raccontato, l'attenzione al collaboratore, alla risorsa umana, io di questo, dottor Reinaldi, sono assolutamente convinto, sarà cruciale nella nuova normalità. Io credo che le aziende o capiscono che non si possono applicare le vecchie regole al mondo che verrà, oppure in una concorrenza che sarà spietata, quelle che non capiranno perderanno i talenti, e se perdi i talenti, chiudi. Assolutamente sì, sì, sì. Quello che è importante è capire che oggi le aziende non solo come una volta generavano reddito, oggi le imprese devono generare benessere, le aziende devono tirare fuori nuovi sistemi dove l'attenzione ai bisogni delle persone stia al centro, e allora crescono. Noi, il nostro primo obiettivo non è il reddito viene da solo, perché facciamo attenzione alle persone, investiamo sull'innovazione. Ecco, allora ci vuole un nuovo modo di fare impresa in cui gli imprenditori e i lavoratori insieme cooperano per il bene comune. Basta la contrapposizione tra padroni e operai. È una visione del mondo degli anni 70. Che invece comunque, ancora purtroppo complimenti vediamo per questa visione, eh? Complimenti, veramente. Dobbiamo, lo dico io sono sinceramente. In Confindustria a Torino e bisogna, e Confindustria sta cambiando, dove allora questa visione di collaborazione, altrimenti se viviamo nella contrapposizione degli anni 70 moriremo, sì, perché i mercati sono competitivi, sì, totalmente. I mercati quello devono che dicevamo rinnovarsi, sì, 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 in Confindustria stiamo rinnovandoci per il bene comune, insieme dobbiamo proteggere i posti di lavori e i lavoratori devono sapere. Così, io volevo dire che la questione è questa, e anche i contratti non sono per gli operai o questo, devono fare i contratti per le persone, perché due colleghi nella stessa postazione, ma uno magari ha problemi ai polmoni, deve essere trattato in maniera differente, soprattutto in questo momento. Allora ci vuole attenzione umana, non al lavoratore, alla persona, e le persone dopo rendono molto di più, perché ci mettono nel cuore nelle cose che fanno, anche chi avvita i tappi li avvita col cuore. Noi lo stipendio, anche l'ultimo che è arrivato, deve potersi pagare l'affitto, pagare i libri dei figli. Non è possibile che ci siano degli operai che non arrivano a fine mese. Allora, nell'aiuto reciproco le aziende crescono, e crescono tantissimo. Ma bisogna rompere questi meccanismi ottocenteschi della contrapposizione padroni-operai. E questa è una grossa responsabilità dei sindacati, Confindustria sta cambiando, ma dobbiamo cambiare le persone. Persone anziane che hanno vissuto gli anni 70 ormai vivono in quella mentalità. Comunque è curioso, Piccolo, perché oggi è la centesima puntata ed è, almeno a mio avviso, le consegno, non ho nessuna autorevolezza in materia, la palma d'oro di questa rubrica, perché cioè non ho mai sentito Fulvio un imprenditore così onesto, chiaro, con ma una no, visione poi, sul futuro. Con un messaggio davvero avanti, molto avanti, e sì, ci auguriamo che Marco Piccolo appunto in Confindustria riesca a trasmetterlo ai suoi però colleghi. Queste cose quante volte le abbiamo dette? E che finalmente forse non così, no? Ecco, forse non così scolpite. Adesso, onestamente, qui a RTL l'abbiamo dette tante volte, certo, e anche con una certa severità nei confronti delle aziende e nei confronti dei lavoratori, che devono imparare che se restano sempre uguali, non avranno un futuro nelle aziende. Il lavoratore deve continuamente evolvere, se sei sempre lo stesso, l'azienda non avrà bisogno di te. L'azienda che resta sempre uguale perderà i migliori, perché la concorrenza sarà spietata. Però queste cose bisogna dirsele in faccia a tutti. Marco Piccolo, dobbiamo ringraziarla di cuore per questo intervento, grazie davvero, buon lavoro, e se possibile ci sentiamo presto. Volentieri, a disposizione, grazie di avermi chiamato. Buona giornata a tutti.
vogliamo in questa occasione fare un punto dei posti di lavoro che si sono trovati attraverso questi incontri settimanali del mercoledì, e lo facciamo con grande piacere col vicepresidente di Confindustria Gianni Brugnoli. Gianni, buongiorno, grazie per essere con noi stamattina. Ciao, buongiorno a tutti voi e ai vostri ascoltatori. Caro Gianni, che bello ritrovarsi, sia pure a distanza, ma insomma terminerà questa lunga fase, dai, torneremo ad essere vicini in studio. Oh, abbiamo ricordato una mezz'oretta fa che sei stato confermato come vicepresidente con delega al capitale umano, ed è un tema delicatissimo nei mesi a venire, del tutto intuitivo anche per la presidenza di Carlo Banomi, appena eletto numero uno di Confindustria. Quindi complimenti, e anche, come dire, è intuitivo evidentemente il riconoscimento soprattutto del lavoro svolto in questi 4 anni anche attraverso il posto in fabbrica, creare letteralmente posti di lavoro, creando quel link, quella connessione tra chi cerca e chi offre, una delle nostre grandi mancanze. Non è che abbiamo fatto miracoli evidentemente, Gianni, però i numeri sono numeri. Quei posti di lavoro prima non c'erano perché non riuscivamo neanche ad offrirli. È vero, mi permetto di dire che oggi è il nostro compleanno nazionale del posto in fabbrica, visto la nuova rubrica, perché appunto spegniamo le prime 100 candeline delle prime 100 puntate, mandando in onda ben 97 imprese che hanno messo a disposizione circa 2.350 posti di lavoro, e di cui hanno assunto quasi 460 persone che, come dicevi correttamente tu, prima non erano assunti, e in più ci sono tante persone che sono ancora in fase di colloquio. Il problema qual è? Che di 2.350 posti messi a disposizione in tante categorie e in diverse regioni d'Italia, abbiamo ricevuto sia come imprese che come un impiego e come RTL 22.000 curricula. Quindi qui emerge il grande problema del nostro paese, che davanti a una domanda di persone altamente qualificate abbiamo una platea di ragazzi giovani e meno giovani che purtroppo non hanno le competenze che le imprese richiedono. E qui, con questo format, che è un format di successo perché le scuole le ripropongono durante le lezioni agli studenti, proprio per far capire quanta industria e quanta manifattura c'è ancora presente sul nostro territorio, che, come ben conoscete, siamo ancora il secondo paese manifatturiero d'Europa, quindi la manifattura, l'industria, il saper fare impresa è ben presente nel nostro territorio. Però il dramma è che la scuola si è disallineata alle esigenze delle imprese, esigenze che in contesti così violenti come anche quello che stiamo vivendo in questi giorni mutano costantemente, perché in questo momento capiamo che la digitalizzazione sarà sempre più presente sia sui posti di lavoro, ma sarà sempre più presente anche nei banchi di scuola, virtuali o non virtuali, però capiamo che abbiamo bisogno di un'accelerata in quel senso. Quindi siamo riusciti a far emergere il fatto che abbiamo ancora tante industrie, tanti imprenditori che si sono messi in discussione, sono venuti a dare disposizione di posti di lavoro in trasmissione, che, come ben sapete, non è proprio la zona comfort degli imprenditori, venire in radio, in diretta, eccetera, perché giustamente noi siamo abituati a vivere l'azienda, a vivere l'empatia con i nostri collaboratori, a cercare nuove soluzioni per nuovi modelli di business. Il mondo sta cambiando con una velocità incredibile, noi dobbiamo essere sempre al passo come innovazione, ma dobbiamo avere sempre al nostro fianco personale sempre più qualificato, e da qui il tema del long life large learning, cioè bisogna sempre imparare qualcosa di nuovo, non bisogna mai fermarsi al proprio pezzo di carta, che sia un diploma DTS, una laurea magistrale, perché ci sarà sempre da imparare durante il proprio percorso lavorativo. E io voglio sottolineare insieme ai miei colleghi la presenza silenziosa di Gianni Brugnoli in tutte le puntate, in tutte le 100 puntate del Posto in Fabbrica, con un messaggino di buongiorno. È un fatto privato che però racconto con grande gioia, e si è fatto sentire tutti i mercoledì per in qualche modo contribuire
diciamo, la stesura di questa rubrica ed è un fatto abbastanza unico. E per sottolineare la funzione del Post in Fabbrica e i risultati ottenuti, vogliamo sentire una veloce testimonianza di Micaela Di Giusto, la responsabile risorse umane del gruppo Pittini Acciaieria, partecipato il 10 aprile 2019 e grazie a questa trasmissione ha assunto 10 persone, di cui 8 giovanissimi. Micaela, buona giornata, benvenuta. Buona giornata a tutti. A te la parola naturalmente per raccontarci in sintesi un po' che tipo di esperienza è stata e come si è evoluta dopo i minuti passati qui in studio. Ma è stata un'esperienza molto bella, molto interessante, soprattutto abbiamo avuto un ottimo riscontro perché sin da subito abbiamo ricevuto una 60 di candidature tra dirette sul nostro sito ma anche tramite un impiego e anche successive, devo dire la verità. Ma soprattutto per questo grande progetto, Steel Training, come anticipava Gianni Brugnoli, le aziende hanno la necessità di lavorare sulla formazione, sul long life learning. E quindi noi abbiamo creato questo progetto l'anno scorso, che riparte adesso, proprio per formare dei neodiplomati meccatronici che sono stati assunti a tempo indeterminato dal giorno 1 e hanno fatto un percorso che sta concludendo tra pochi mesi di crescita e di acquisizione di competenze, un percorso ritagliato proprio su misura, pensato e progettato per loro. Perché quando i progetti sono ben pensati i risultati arrivano, quando c'è programmazione, quando c'è strategia, le cose funzionano anche nei momenti più complicati. Permettetemi, prima di salutare Gianni Brugnoli e la dottoressa Di Giusto, di ringraziare veramente di cuore Alfonso Balsamo, che settimanalmente fa un lavoro incredibile per preparare ciascuna puntata, è il vero trade union tra noi e le aziende selezionate, così come mi permetto, Gianni, di salutare anche Riccardo Rosi, che è sempre una voce presente da Confindustria Torino, appassionatissimo, uno che ci crede. E alla fine, Gianni, noi che ci crediamo sappiamo che ci possiamo fidare ciascuno degli altri e che ce la faremo anche questa volta. Io credo che abbiamo veramente un bel team di persone, tutti noi abbiamo creato un'empatia di rapporto personale che va dal semplice messaggio, come citava Pierluigi, a una condivisione di questa strategia per il paese. La testimonianza della mia collega, che da questo diciamo slancio ha creato un'opportunità di formazione all'interno della propria impresa. Questo è il sapere fare italiano, che da una necessità si crea un'opportunità. E dobbiamo metterlo a sintesi per la formazione del futuro, perché a settembre inizierà un altro anno scolastico e dovremo dare l'opportunità a tutti i ragazzi in tutte le città d'Italia di avere e di partire dagli stessi blocchi di partenza con tutte le possibilità del caso. Quindi crediamoci fortemente, è un invito al governo a investire tante risorse sulla formazione, perché non sappiamo cosa ci aspetta il futuro, se questo virus, come ce lo speriamo e ce lo auguriamo tutti, ci abbandonerà presto, ma dobbiamo avere immediatamente la pronta risposta per poter dare una buona formazione e una buona istruzione ai nostri ragazzi, che vuol dire garantirsi il nostro futuro, e delle nostre imprese. Certo. E come citava l'imprenditore intervenuto nel Post in Fabbrica, il benessere sociale, non solo il benessere dell'imprenditore ma delle comunità che gravitano intorno ad essa. Esattamente, Marco Piccolo naturalmente. Esattamente. E sì. Coinvolgiamo ovviamente nei prossimi giorni, l'avrei già fatto, Brugnoli, il presidente Bonomi, perché è un atto unico nella radiofonia e nella televisione, anche, permettimi, italiana, la collaborazione tra la prima radio RTL 102.5 e Confindustria, e francamente, insomma, ne siamo orgogliosi. Anche noi ne siamo tanto orgogliosi, perché diciamo 3 anni fa abbiamo fatto breccia e credo che aver festeggiato il 100° compleanno, seppur non dimostrandoli tutti, abbiamo diciamo fatto e avuto un bel traguardo, ma per noi e anche per voi è il punto di partenza per i prossimi anni. Di una nuova era da almeno altre 100 puntate. Grazie a Gianni Brugnoli naturalmente, grazie a Micaela a Di Giusto, buon lavoro ad entrambi, ci sentiamo presto. Buona giornata, grazie.